No, come dicevo prima, effettivamente all'inizio cercavo degli attori forse più sui 40, insomma una via di mezzo tra l'età del protagonista e quindi anche insomma, della ragazza che era più giovane, di Marta Castini, attrice bravissima, e magari la mia età, no, di Cavazzoni. Poi insomma alla fine l'età, poi lui si è riportato benissimo questi E poi ci sta che ci sia quello 70 anni. nell'ufficio che è lì da più tempo, che quindi da sempre Sì, sta no, sulle palle infatti, a tutti, non si assolutamente. No, no, riesce. per cui, no, bravo, bravo Walter Leonardi, Bravo Walter Leonardi, facciamo un nonostante. applauso. Facciamo un applauso, ma facciamo anche qualche domanda. Non perdetevi questa occasione. Lì vedo una mano. Allora, io Sei un ti direi che adesso ragazzo. ti raggiunge il microfono. Ma non è vero, devi raggiungerlo tu. Vieni qua. No, 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 certo. sì, facciamo? Ok. Innanzitutto, complimenti, è un Grazie. film che ho trovato molto delicato. Due domande, una sulle musiche, Sì. che le ho trovate proprio centrate, vabbè, so la tua passione sulla musica, e so che non si è sentito l'ultimo brano, che è la banda, È il matto, quello El lì. Mat, scusa, Ah, del ok, sì. Mat, se è dedicato. È un omaggio anche a Iannacci, cioè Cocchi Renato. E poi sulla parte di regia, se è influito Pupi Avati quando tu hai lavorato con lui. Grazie. Allora, le musiche sembrano effettivamente scritte apposta per il film retroattivamente, cioè sembra veramente che se avessi dovuto chiedere appunto a vari artisti di scrivere dei pezzi per il film, conoscendo la storia avrebbero scritto appunto Ma che freddo fa, con la quale esordiamo, appunto entriamo un po' a seminare qualche informazione sul protagonista. E quando dice cos'è la vita senza l'amore, anche il freddo, no, che lui ha nel cuore, sostanzialmente una persona comunque sola e per propria scelta, appunto, che si sente inadeguato, in imbarazzo, quindi comunque uno che sta fuori dalla vita. Poi vabbè, Gianni Morandi nel momento dell'innamoramento, che era perfetta quella frase lì. Poi c'è Gaber, che per me è un mio pallino, lì era buona per l'uscita dalla balera. Poi c'è Arrivederci di Bindi, che è un artista sempre poco citato, ma insomma immenso, e quel pezzo lì è perfetto per descrivere il momento più basso nel percorso che fa il protagonista, appunto il momento di depressione in cui si rende conto degli errori che ha fatto, no? È un momento di presa di coscienza. E poi secondo me la canzone perfetta è proprio anche nella filosofia del film, è Il Mondo, perché quello che volevo dire io, la cosa che mi piaceva del romanzo di Perrone era che nella vita si possono fare sì errori o cose giuste che ti danno soddisfazione, ma nell'uno e nell'altro caso comunque devi guardare avanti. Insomma, gli errori servono per crescere, per migliorare, per non farli più tendenzialmente. Quindi è quello che poi fa il personaggio del protagonista, che capisce che con la sua presunzione, in qualche modo, perché presuntuosamente si permette di giudicare Ada senza parlare con lei, quindi non si mette al suo livello, ma si erge in un punto più alto, anche un po' perché magari si sente inadeguato appunto ad affrontarla, quindi preferisce non affrontarla e guardarsi, come gli dice lei, sotto la luce dell'uomo ferito. E quindi insomma gli errori si servono a questo, ma anche le vittorie, insomma, non è che puoi crogiolarti su quelle e vivere di glorie passate. Quindi insomma la canzone di Jimmy Fontana è Gli amori già finiti, gli amori appena nati, insomma il mondo gira e ogni giorno per me era questa la cosa. Poi c'era anche un messaggio relativo all'atteggiamento che gli uomini o donne, insomma, ma in questo caso proprio gli uomini, mi piaceva che un no pronunciato da una donna, cioè lei le dice peccato, non sapremo mai come sarebbe andata a finire, quindi è comunque un rifiuto da quel momento in poi. Lei capisce che si trova davanti a una persona magari anche buona, perché non è di cattivo carattere, però insomma è sicuramente immaturo e non le dimostra di essere, diciamo, ancora pronto forse per una relazione. E quindi lei gli dice peccato e lui deve accettarla questa cosa qua, non può insistere. Questo mi sembrava un messaggio bello Grazie.
anche soprattutto per la contemporaneità, no? Tante volte assistiamo purtroppo a queste notizie di uomini che non accettano che un rapporto finisca e finisce addirittura delle volte in maniera tragica, no? Scusa Neri, ti interrompo perché c'è una frase che stride tantissimo quando lei, in questa scena qua, quando lei dice così, che prima ci ho pensato, che l'ho rivisto solamente per la 15ª volta, che lei dice così, ma siamo negli anni 60 e là ti svegli, cioè ti stride la cosa, perché dici, ah, ma sta frase, cioè, ma tutto quello che hai detto andava benissimo anche per questi anni, che una donna non mi ha voluta vedere perché sono, non mi hai voluta vedere perché sono una poco di uomo, mi hai pensato, no? È un po' la stessa cosa, insomma, siamo, e sono negli anni 60, stride un attimo, come, perché tu ti svegli e dici, ah già, cazzo, è vero, siamo negli anni 60 e non nel 2024. Sì, beh, gli anni 60, vabbè, quella frase poi è ripetuta un paio di volte perché secondo me, anche secondo gli sceneggiatori, era un periodo nel quale chi li viveva, secondo me, si rendeva conto di vivere un periodo speciale. Tante volte le cose le capiamo col senno di poi, no? Diciamo, allora quegli anni lì erano particolarmente, e lo capisci soltanto a posteriori. Invece in quel caso, in quel decennio lì, secondo me si capiva che gli anni 60 sarebbero stati gli anni 60, anche non soltanto per Minà. E poi ti chiedeva dell'influenza magari di Pupi Avati, a largo, magari invece di altri registi anche con cui hai lavorato. No, ma Pupi, sì, per me, io verso Pupi ho una riconoscenza infinita, perché lui ha puntato su di me, che era un attore semi sconosciuto, cioè avevo fatto più televisione ma come imitatore in quegli anni 90, e quando lui mi scelse per protagonista del Cuore Altrove non avevo fatto grande cinema, e quindi fu anche coraggioso, come spesso lo è stato, insomma, scegliendo anche attori come Abate Antuono, per esempio, in Regalo di Natale, no? Che lui faceva sempre il personaggio del Terruncello, no? Così, quindi è sempre stato coraggioso in questo Pupi, perché ha saputo leggere evidentemente tra le righe cosa uno poteva essere in grado di fare o meno. E in qualche modo questa è una cosa che, ecco, se Pupi mi ha influenzato non tanto per come è fatto il film, perché secondo me, vabbè, io ho soltanto un film, è il mio film più bello, dico sempre questo, perché è stato fatto che, per cui prima di capire se avrò uno stile ne dovrò fare almeno 3 o 4, così. Però diciamo che secondo me non c'è tanto nel film, al di là dell'epoca, perché Pupi spesso ambienta le sue storie nei decenni passati, però al di là di quello ci sono delle cose che ho mutuato da Pupi. Uno, appunto, nella scelta di attori e attrici che non sono così sfruttati, diciamo, perché spesso vediamo attori e attrici bravissimi che in virtù di questo lavorano tantissimo, però a me a volte sento la curiosità di dico, ma può essere che ci stanno soltanto questi, cioè, quando ci sono altri attori e attrici bravi che meriterebbero, appunto, di avere magari delle opportunità, anche per avere, proprio per rinfrescarsi un po' gli occhi, no? Vedere un po' di nausea visiva anche, no? Sì, cioè, tante volte, quante volte vediamo dei film stranieri, no? In Francia, in Inghilterra, attori e attrici che non conosciamo, film di Ken Loach, ne dico uno, e tu credi a quel personaggio, addirittura non sai se è l'attore o se è il personaggio effettivamente, per cui, esatto. E allora un po' quello che ha fatto Pupi mi è piaciuto farlo anche a me, dando appunto l'opportunità a Paradossi, facendo lavorare Leonardi che non lavorava da 20 anni, e a parte Salvatore, che insomma poi ha detto non lo chiamerà più perché la domanda che ha fatto, e poi c'è un altro aspetto che tecnicamente parlando, però che Pupi quando dirige sta vicino alla macchina da presa, non sta, diciamo, a distanza nella tenda a guardare il monitor, e questa cosa da attore a me è piaciuta sempre molto, e quindi l'ho mutuata da lui, per cui tante volte nel centro dove potevo stare vicino, di fianco alla macchina da presa, stare vicino proprio alla temperatura, al calore della scena, e far sentire appunto la mia presenza a chi stava recitando in quel momento lì, ma anche per capire io bene come stesse venendo, no? E quindi questa è una cosa che mi è piaciuto riprodurre. Poi per il resto non lo so, insomma, magari avere la, però per me è tardi, cioè ho esordito adesso e prima di fare tutti i film che ho fatto avanti. Direzione old school, si può, sì, si sì, può sì, dire. Sì.
Mi riallaccio un po' a quello che diceva Walter prima sulla frase che arriva all'improvviso e anche sul discorso sul rifiuto. Quando si fa questo è un film che potrebbe essere molto maschile, perché parla di un uomo che lavora in un'azienda negli anni 60 dove le donne erano in genere segretarie, erano delle parti di fianco, dove nelle famiglie le donne stavano invitate più a stare zitte, certo. E poi si parla di calcio, che è lo sport maschile per eccellenza. Invece avete tu e gli altri sceneggiatori costruito dei bellissimi ruoli, sì, femminili, la madre, anche la madre che stappa la bottiglia perché finalmente si è liberata del genere che evidentemente non sopportava, la sorella che è quello che si direbbe oggi una donna libera, comunque sì, liberata, che sì, quello sì, che vuole, e anche la Ada che appunto sa dire, cioè potrebbe, ma mi hai deluso da quel punto di vista, quindi basta, ed è basta, non c'è, sì, sarebbe facile attaccargli un lieto fine posticcio, no? Poi la vede, c'è anche lei nella balera e quindi tutto tra la, certo, invece è una bella scena, e tra l'altro è bello perché sono un salto nel buio, cioè lui invece con la commessa delle scarpe si sono guardati una volta, è carina e bionda, non sa nulla, cui, cioè, potrebbe anche andare, sì, malissimo questa cosa. No, questo vabbè è ovviamente molto voluto che il film sia molto femminile, a dispetto di tutti gli elementi che porterebbero verso il maschile, perché nessuno scrive mai di noi donne, diciamo. Questo non l'avete capito. No, nel senso, tante dopo, volte... Troppi uomini in platea, arriva dopo. È un po' surreale. No, si scrive spesso, insomma, i protagonisti sono sempre maschili, insomma, comunque i personaggi femminili tante volte nelle sceneggiature sono di servizio, no? E invece ci piaceva, perché appunto l'abbiamo scritto così, anche rispetto al romanzo, insomma, abbiamo arricchito tanti personaggi, tanti li abbiamo creati che nel romanzo non c'erano. I genitori, per esempio, nel romanzo non ci sono, fratello e sorella sono orfani. Ma proprio perché per me è una visione del mondo, cioè è una prospettiva che mi interessa di più, mi sembra più interessante in generale. Cioè io penso che i cambiamenti nella società vengano sempre dalle donne, cioè sono sempre le donne che devono attraversare un mare più lungo, cioè un mare più periglioso per arrivare dall'altra parte rispetto agli uomini, che hanno comunque di base forse già per eredità il potere, no? la gestione delle cose, quindi la donna deve fare due volte la stessa fatica, e quando lo fa ovviamente i cambiamenti sono più forti, quindi mi sembrava anche un tributo bello da poter dedicare appunto alle donne, e anche nella storia stessa, come dicevo, anche il rifiuto di una donna che va rispettato per quello che è, e devi guardare a un altro portone che si potrà aprire se quello lì ti si è chiuso. E sì, le donne che abbiamo visto nel film sono tutte molto emancipate, a partire dalla sorella che fa una scelta di felicità, lei non si accontenta di vivere un matrimonio che per tante donne, anche allora, ma per la società era il traguardo per la donna, per lei invece lei dice: io mi annoiavo con quest'uomo qua, quindi perché devo essere infelice? Quindi mi sono creato un altro spazio. La mamma approva questa scelta, non tanto perché l'ottavo gli sta antipatico, ma perché tifa per la felicità della figlia, mentre il padre, che appunto è un po' più di vedute ristrette, anziché preoccuparsi della felicità della figlia, cosa di chiederle come sta, dirà cosa dirà la gente, appunto, no? Cosa... Esatto, anche quello sicuramente, però nonostante questo, a parte vabbè che il personaggio di Elvira lavora, quindi comunque l'indipendenza economica ce l'ha, e in certi casi ovviamente, ma tuttora, tante donne, quanti casi di stalking sentiamo, oppure di donne che non possono appunto lasciare magari la casa perché non sono indipendenti economicamente, quindi ci sono magari uomini violenti che continuano a esercitare il loro potere anche in maniera subdola. Però anche allora, insomma, ma al di là di quello, una donna che addirittura, ecco, prendeva una decisione del genere, non avendo neanche addirittura un'indipendenza economica, era ancora più coraggiosa. E poi Ada si dimostra tutto il suo valore, la profondità della sua intelligenza, del suo animo nel momento in cui incontra il protagonista. E Dorina, l'ultima ragazza, diciamo, per me non è che rappresenta tanto, beh, non è andata con questa, adesso proviamo con quest'altra, ma il significato per me nel film è proprio che lui capisce che quella storia lì se la deve mettere via, poi sicuramente ci ripenserà. Poi è un finale aperto in realtà, rispetto anche al libro non sappiamo se lui continuerà a lavorare effettivamente in quell'azienda o si licenzierà,
magari ci ripensa, no? E non lo sappiamo. Non sappiamo se continuerà a giocare a pallone o no. Prima era il confronto col maschile che lui non accettava, poi una volta superata quella sfida probabilmente potrebbe anche permettersi di continuare a giocare. Quindi così. Però appunto il finale è proprio la nuova, una nuova pagina di vita che si apre. Quindi se fino a quel momento Dorina gli aveva dimostrato la sua simpatia,